Certo, è una bella opportunità che offriamo a un vasto panorama di ragazzi e di studenti del nostro liceo. Per quanto riguarda il nostro liceo sono impegnati ragazzi di 15 classi del secondo anno, ma anche ai ragazzi di terza media delle scuole medie della città. Quest'anno si è aggiunta anche la scuola media di Porcia. Partecipano anche i ragazzi dello IAL, Friuli Venezia Giulia. Quindi sono tanti quelli che si cimenteranno con tutte le modalità di un concorso pubblico contemporaneamente, giovedì 2 febbraio, in questa iniziativa. Beh, diciamo che il testo narrativo comunque è una modalità di impegno e di fatica scolastica con cui i ragazzi fanno ancora normalmente esperienza nelle loro classi. Casomai potrebbe essere un problema della scuola di superare, di modificare anche le tradizionali modalità di scrittura dei ragazzi, ma questa è già innovativa, diciamo, rispetto alla tradizione, non soltanto per le modalità in cui si svolge il concorso, ma proprio anche per tutta l'attività di preparazione che i docenti fanno in classe con i ragazzi in vista di questo appuntamento. E ho cercato di trovare un finale che avesse un elemento di sorpresa e che quindi indirizzasse la storia in un certo senso, con un colpo di scena in sostanza, ma che fosse anche abbastanza vago, appunto per non costringere la creatività dei ragazzi in uno schema, in una griglia troppo stretta. Quindi un colpo di scena, ma che permette di avere diversi sviluppi precedenti.